Siamo nella splendida terrazza dell'hotel Metropol di Diano Marina in compagnia di Americo Pilati, che è il proprietario e anche presidente di Federalberghi Liguria. Non Liguria, provincia di Imperia e presidente onorario Liguria. Perfetto. Allora Americo, quest'anno pare che la situazione sia migliorata rispetto agli altri anni in materia di Covid, nel senso che le restrizioni vengono meno, ma i protocolli rimangono invariati. Ecco. Quali sono le sue sensazioni? Le mie sensazioni a voler essere, a vedere il bicchiere pieno, sono ottime. Vedo che ogni giorno arrivano richieste, telefonate, e chiedono informazioni, quindi vedo un bel movimento. Stranamente, che non mi aspettavo, ho visto a maggio molte macchine di olandesi che mancavano, quindi spero che gli olandesi, i Paesi Bassi, quindi anche i belgi, quest'anno ritornino. Naturalmente va molto bene con i tedeschi, che sono i nostri zoccolo duro, vanno bene gli svizzeri, speriamo che comincino anche i francesi. Direi che a Pasqua è andata da Dio, poi abbiamo fatto fisiologico 25 aprile, è andata non troppo bene per il tempo, primo maggio poco. Maggio si sta muovendo, c'è qualche movimento che prima non c'era, mancano qualche pullman, però forse anche questo è normale, dopo 2 anni di Covid probabilmente non vogliono viaggiare ammassati, quindi sarà un mercato questo che tornerà, perché a noi serve per la bassa stagione. Quindi sono fiducioso dal 12-11 di giugno di andare sparati sino a metà settembre, magari con qualche... Ecco, col mercato nazionale? Col mercato nazionale va bene, va bene. È andato bene ad aprile, a Pasqua, cosa che di solito era straniera. Maggio è andato bene invece con gli stranieri. Però la stagione si prospetta buona. Io i segnali che l'italiano difficilmente andrà all'estero quest'estate. Ecco, per quanto riguarda Federalberghi, pochi giorni fa c'è stata una riunione, un'assemblea collettiva. Quali sono state le direttive? Quest'anno si è basati molto il ragionamento sulla gastronomia, sull'enogastronomia, quindi questo è un passaggio molto importante. Io personalmente è da anni che cerco di far diventare il mio albergo un ristorante che potrebbe anche andare bene come ristorante aperto al pubblico. Quindi i miei clienti storici tornano, sanno che si mangia bene, pasta fresca, conoscono e poi cominciano a conoscere i nostri vini. Quindi lo sforzo di Federalberghi Nazionale è stato questo, qualcuno l'aveva già recepito, gli altri lo faranno. Quindi il futuro non è solo l'albergo, il dormire, la prima colazione, ma sarà anche la mezza pensione e la pensione completa. Quindi un pacchetto completo. Ecco, c'è una guerra ai confini dell'Europa che destabilizza l'economia, no? Diciamo, internazionale. Voi avete risentito della mancanza dei turisti russi oppure qui è un mercato che non attingete? No, noi purtroppo il russo valeva il 10% delle nostre presenze in provincia di Imperia. Il russo è sparito quest'anno e purtroppo penso che per tanti anni non tornerà più. Ho visto stranamente invece a maggio, aprile qualche ucraino, sì. Non so per quale motivo, però anche questo, diciamo, è un mercato che per adesso non bisogna... Allora, prospettive sono buone comunque? Tutto le sommato. Prospettive sono buone, bisogna andare a recuperare il cliente inglese che l'abbiamo completamente perso. Gli americani? Americani non è Diano Marina, americani piuttosto il Levante, Cinque Terre, così, qualcosina Sanremo, ma però
non Diano, è diciamo cioè Diano Marina, Diano Marina, il mercato di Diano Marina è un mercato locale, no? È un mercato francese, tedesco, inglese, mercato europeo, mercato cecoslovacco, polacco e così via, è un mercato su ruota, purtroppo, perché non abbiamo altro. No, ci sono delle problematiche per l'accesso alla nostra provincia, quindi parliamo di treno, parliamo fisiologico, noi ci siamo abituati, speriamo che in futuro ci aiutino. Ecco, lei oltre a essere proprietario di questa magnifica struttura è anche proprietario dell'hotel Eden Park. No, io sono in gestione. Va bene. Comunque diciamo in gestione sì. Anche è un altro è un altro mercato. È un altro mercato, ecco. Lì invece a chi vi rivolgete? Soprattutto agli italiani. Agli italiani. È comodo, è da passeggiare, è comodo la spiaggia. Qui invece sì, abbiamo... è proprio sul mare. Ecco. Sì, qui invece è amato dagli stranieri. Amato dagli quindi stranieri. La distanza anche un po' della, la posizione panoramica. La distanza dalla spiaggia è vista come una passeggiata. Certo. Abbiamo il nostro pulmino che se qualcuno, qualche italiano lo adopera sempre volentieri. Abbiamo una grande cucina, una bella, un bel barman, quindi siamo organizzati, c'è un personale che da 20 anni io vengo da lì e io tratto i dipendenti come grande amici. Esperienza e grande professionalità. Sì, sì, quindi direi che dobbiamo essere fiduciosi, purtroppo il resto manca ancora, ci vuole professionalità, ci vuole intelligenza, ci vuole promozione, cioè, abbiamo bisogno dei nostri politici che ragionano non in termini di presenze ma in termini di incasso. Ecco, per quanto riguarda invece i dipendenti, voi avete problemi a trovare dipendenti, personale, ecco, generico, che, per poter venire a lavorare nelle vostre strutture? Sì, qualche collega ha questa problematica. Io personalmente un po' meno perché ho personale da 30, 20, sono 10, gli stessi, diciamo, sono sempre gli stessi, quindi mi hanno ripagato, no? Anche quest'anno ritornando in massa a lavorare. Certo. Fanno un po' di meno, costeranno un po' di più, però alla fine è inutile, è un albergo, un ristorante, un bar, senza del buon personale non si va, certo, da nessuna, certo, parte, questo è il mio concetto. Benissimo, allora io le auguro una buona estate e speriamo di ritrovarci a fine estate con i dati positivi. Speriamo, sì, che non, che dopo l'Ucraina possa esserci un segnale possa di essere, pace. Ecco, quindi... l'autostrada, la mancanza d'acqua, tutti i problemi. L'aumento anche dei costi della luce. Ecco, ce li siamo assorbiti tutti, l'aumento, questo è un altro dato molto importante che è da dire, perché noi avremo dei costi sicuramente dal 10 al 15 euro in più dell'anno scorso. Abbiamo fatto un aumento medio di 3%, quindi non va a coprire questi costi, quindi ce li assorbiamo. Perché è giusto che sia così, perché non abbiamo un territorio che richiede prezzi superiori. Probabilmente noi abbiamo 8 alberghi a 4 stelle a Diano Marina, che magari si potrebbe anche tentare di avere dei prezzi migliori da 4 stelle. Però poi, mi dispiace dirlo, il territorio non dà quello che... il valore che l'albergo può esprimere, quindi c'è questo handicap. Benissimo, grazie dottor Pilati. Grazie a lei. E buona stagione. A te tanto, a tutti.